Avevo capito, giovanotto, pensa che siamo ritardati. Piacere. Signori, questo che vedete è l'atrio del Palazzo Salina. 1225 tra stanze, saloni, servizi, 88.000 metri quadri, 43 milioni di corridoi. E questo solo nella prima ala, perché al termine della seconda, lo sai cosa c'è? Il confine con la Svizzera. E certo, e infatti queste persone che vedi andare avanti e indietro vestiti di nero non sono camerieri, sono frontalieri. A proposito, lo sai cosa sono i frontalieri? Non ci sono, perché tu mi dici che lo devo fare, io non lo faccio. Cosa sono i frontalieri? Allora, un frontaliero è un apparecchio che se lo attacchi alla corrente si accende, ma se lo stacchi si spegne. Un frontalieri estraibile. Ma io voglio sapere cos'è il frontaliere. Ah, com'è? Allora lo so tutto. Giovanotto, io sono Don Fabrizio Tommasi di Babudoio. Molto piacere, ma veniamo a noi. Devi sapere che io sto cercando un precettore per mia figlia Concetta, che le tenga compagnia, le dia una formazione umanistica e le insegni il galateo. Tu ti senti portato? D'accordo. Per il galateo. Galateo sì, abbastanza. Però giovanotto, oggi sono indispensabile conoscere le lingue straniere. Tu le conosci? Tutte. 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 Anche il giapponese? Oh, giuro. Ma scritto o parlato? Mi manco. E il pakistano lo mastichi? Più che altro lo fumo. E il nepalese? Ma è non, perché è più raro. Imanal, Aismek, Vorikunchubum e Garbo. Chi sono? Legolas. E cosa mi dici in gallese? Hai dimestichezza con gli idiomi africani? Poco poco. Con quelli indiani? Casse casse. Con quelli cinesi? Ci provo. Con quelli dell'est? Non ci riesco. Con quelli latinoamericani? Ci vuole. Fatto, non lo devi riscaldare. Senti un po'. Queste magliette ne avete accorte. Parli turco? Mezzo, io mi ha mangiato nella presa di corrente. E cosa c'entra? Ti ho chiesto se parli turco. Tranquillo, io parlo nel turco, ti riesco. E cosa sai di albanese? Perché Sicilia mi ha fatto qualche gol. E faccio la palmia, oggigiorno almeno l'inglese bisogna masticarlo. E infatti non esco mai senza la mia cellina. Senza le cellina. What's your name? Metto la tua Ferrari. Where are you from? Yes. Yes, I'm from. Ecco, è un ragazzo in sito e chiudo per l'Italia. Bene, l'inglese lo sa. I giovanici russi? Segnato, sono tre quarti di vodka, due terzi di rum e quattro quinti di fiume. Ma io ti ho chiesto se parli russo. Ma tranquillo, prendi quello, parli in tutte le lingue. E il linguaggio morse lo conosci?